Abbiamo cercato in questa settimana di organizzare per il meglio una formazione che ci possa dare ampie garanzie e nello stesso tempo garantire una grande prestazione. E sono sicuro che i ragazzi la faranno, nonostante dall'altra parte affrontiamo una squadra ferita che ha grandissima voglia di vincere questa gara. Ma noi non andiamo a Modena per fare naturalmente una scampagnata. No, però comunque hanno attaccanti importanti. È normale che poi ogni gara ha la sua storia, ogni gara va giocata in un determinato momento, come quello di domani, dove naturalmente noi abbiamo tante defezioni e soprattutto in un reparto solo. Quindi questo naturalmente potrebbe inizialmente sulla carta dare un piccolo vantaggio a loro, dove, ripeto, hanno giocatori del calibro di Granoci, di Ferrari, di Luppi, di Nizzetto, quindi non giocatori qualunque, che naturalmente in questo inizio di campionato, tranne un po' Granoci, che è quello un po' più prolifico, hanno avuto un po' di difficoltà nella realizzazione, ma anche l'anno scorso poi il Modena ha avuto un periodo un po' buio e poi alla fine è stato uno dei migliori attacchi del campionato. Quindi non dobbiamo soffermarci molto sulle statistiche, che lasciano il tempo che trovano, secondo me, perché ogni gara va giocata, ogni gara è diversa dalle altre, quindi sappiamo che hanno un attacco comunque pericoloso, soprattutto se li lasciamo fare le loro giocate. Il dato di fatto è che ho solo un difensore di ruolo, che è Chiosa, quindi puoi immaginare cosa abbia potuto provare questa settimana, e naturalmente non ti dirò. E Alessandro si è allenato per 3 giorni, è recuperato dal punto di vista clinico e quindi è convocato, e domani poi deciderò la soluzione migliore, naturalmente sapendo che è 2 mesi che fermo e quindi potrebbe essere comunque rischioso metterlo comunque dall'inizio, però è una valutazione che ancora non ho deciso. Zito può fare l'esterno, può fare la mezzala, può fare l'esterno alto di un 4-4-2, può fare l'esterno alto di un 4-3-3 a piedi invertiti, quindi un giocatore che nasce ala pura, quindi un'ala d'attacco che nel tempo si è riciclato un po' da esterno di equilibrio in una difesa a 5, però è un giocatore che a Crotone poi ha fatto il terzino. Piano piano ha arretrato un po' la sua posizione, ma per caratteristica è un giocatore molto offensivo e naturalmente nella difesa 5 l'abbiamo preso per questo. Però ripeto, domani è una partita talmente particolare dove, al di là dei moduli, delle tattiche, bisogna mettere in campo tante altre caratteristiche. Assolutamente, guarda, io le uniche bocciature che ho fatto, e avrei potuto farne 9, è stato dopo Cittadella, ok? Quindi cambiai solo Arini e un altro giocatore, mi sembra, Bittante. Per il resto tutti i cambi che ho fatto dalla terza partita in poi, dalla quarta partita in poi, sono stati solo per condizione, per caratteristiche, per tipo di partita che volevo fare, quindi non sono assolutamente state delle bocciature. Quindi per questo motivo ti ho detto che noi abbiamo 14-15 titolari che mi permettono di poter cambiare a seconda della gara che voglio fare senza che la squadra perda di qualità e di consistenza. E quindi, come ti dicevo la settimana scorsa, il gioco delle coppie sono quelle, io parlo per caratteristiche, dove tutti e due possono rendere al 100%. Poi ci sono i momenti dove un attaccante non ce l'hai o non è in condizione, come è stato Gianmario in queste 2 settimane, è normale che devi fare scelte diverse, ti riconservi poi a partita in corsa delle alternative, però si è allenato bene. In questi 3 anni ne abbiamo sfatati tanti e quindi abbiamo lavorato, abbiamo preparato la partita per sfatarne forse uno dei pochi rimasti, sapendo che non sarà facile, sapendo, come ho detto in precedenza, di affrontare un avversario col coltello fra i denti, però andremo a giocarci la nostra gara come giusto che sia.